Una serata speciale ad invito per festeggiare i 40 anni della Tombolini Motor Company. Si è svolto presso l'Arena Europa di Porto San Giorgio l'evento voluto dai dirigenti della Tombolini Motor Company con un programma che ha saputo mettere insieme storia aziendale, ospitalità, musica e comicità. E io ce l'avevo una bella balilla, foderata da belle tranquilla. Ospite d'eccezione Max Giusti, che ha intrattenuto il numeroso pubblico con uno spettacolo esilarante, ricco di aneddoti della sua adolescenza, trascorsa in gran parte nel Fermano presso i nonni paterni. Tu cominci a spingere, diciamo, 10 km all'interno, tipo Grotta Azzolina. Più o meno parla così. La so parcheggiata sotto la porta, non facciamo arrivare la scorta, e la so spostare per una via. La Tombolini Motor Company nasce nel settembre del 1977, quasi per scommessa, ha ricordato l'attuale presidente e fondatore Roberto Rigoletti, grazie alla profonda amicizia ed incondizionata stima che lo legava a Mariano Tombolini, prematuramente scomparso, e che ha rappresentato una figura importantissima per la nascita e lo sviluppo dell'azienda stessa. Certo che è un bel colpo d'occhio, ne siete tanti. Sono esattamente 40 anni che abbiamo iniziato questa attività, io e il mio amico Mariano Tombolini, che purtroppo non c'è più. E questa è un'occasione anche per ricordarlo. Ci teneva molto a celebrare questo traguardo, perché sono poche le aziende che hanno un iter così lungo e noi ci siamo riusciti. È un bel traguardo. Io Fermana e Mariano San Giorgese, normalmente sapete tutti che fra Fermo e Porto San Giorgio un po' di campanilismo c'è, e siamo riusciti a fare questa cosa. Evidentemente quando Fermo e Porto San Giorgio si mettono insieme qualcosa di buono può venire fuori. Noi abbiamo costituito un'impresa perché eravamo amici, quindi prima è stata l'amicizia, poi è venuto tutto il resto. Abbiamo sempre cercato di fare le cose nei limiti delle nostre possibilità, senza allargarci troppo. Oggi il gruppo Tombolini Motor Company, con i suoi oltre 80 dipendenti, è composto da professionisti del settore che operano nel mercato automobilistico con 4 prestigiosi marchi, di cui è concessionaria ufficiale Renault, Fiat, Abarth, Dacia, e 5 filiali, Civitanova Marche, Ancona, Ascoli Piceno, Porto San Giorgio, Tolentino. Il mercato automobilistico è in ripresa, anche se nel lungo periodo qualcosa di rivoluzionario succederà, perché sta prendendo sempre più piede l'auto elettrica e quindi ci sarà una rivoluzione. Una rivoluzione accompagnata nel vostro caso anche dal cosiddetto cambio generazionale? Sì, il cambio generazionale in parte è già avvenuto, tant'è vero che in azienda sono entrati dei delfini, è entrato il figliolo di Mariano Tombolini, che è il responsabile del brand Renault, è entrato anche il figliolo del mio socio Filippone, che è il responsabile del brand Fiat, quindi ci sono le premesse per un futuro a lunga gittata. Dalla centralissima location, Arena Europa di Porto San Giorgio, al ricco buffet offerto agli ospiti provenienti anche da fuori regione, alla scaletta degli interventi sul palco sapientemente gestita dalla conduttrice Sabrina Capponi, l'organizzazione non ha lasciato nulla al caso ed il risultato è stato quello di un anniversario che rimarrà indelebilmente nella memoria degli ospiti. È vero Maria, grazie per avermi invitato, ringrazio qui davanti ai milioni di spettatori, anche diciamo le autorità, anche Tombolini Moto. Ma ce l'hanno in moto? Anna, ho sbagliato, sono venuto a dirtelo, ho sbagliato perché non si picchiano le mogli, ho sbagliato a far dormire i nostri figli all'agghiaccio, ho sbagliato a mangiarmi tutti i soldi con le signorine e la droga.
Oggi, se dovessimo fare una fotografia della Tombolini Motor Company, che immagine ci illustrerebbe? Beh, l'immagine che esce fuori è quella di una realtà delle Marche. Infatti la Tombolini raggiunge ben 4 province: Ancona, Fermo, Civitanova Marche, Macerata, Ascoli Piceno, con 4 marchi. Rappresentiamo una buona realtà. Una realtà Tombolini Motor Company che ha rappresentato e continua a rappresentare per tutto il territorio marchigiano un esempio di azienda dinamica, lungimirante ed in continua crescita, forte di un legame profondo con il territorio. Sono 40 anni di una storia imprenditoriale bella, di una storia di amicizia, di impresa, di amore per il territorio e anche di amore per il lavoro. È una storia importante e un momento anche per ricordare Mariano Tombolini, che ci ha lasciato da poco e che è stato una delle anime importanti, insieme a Roberto Rivoletti e agli altri che hanno collaborato in questa grande famiglia, alla costruzione di questo bellissimo sogno imprenditoriale. Una realtà straordinaria, quella della Tombolini, perché è una realtà che ha fatto della longevità e del futuro, che sta tracciando una sua caratteristica principale. Ricordava il presidente che oggi vedere un'azienda che dura nel tempo ha del miracoloso, per cui la Tombolini, per quelli della mia generazione, poi rappresenta un pezzo di città. Noi siamo cresciuti con la Tombolini Auto, che oggi è una realtà invece regionale, perché ha più di una sede, però per Porto San Giorgio è stata e resta un punto di riferimento. In ogni area aziendale, vendita veicoli nuovi ed usati, magazzino ricambi, officina e amministrazione, l'esperienza pluriennale dei vari collaboratori nei propri settori di competenza dà l'opportunità al committente finale di ottenere un servizio di qualità e una risposta precisa alle proprie esigenze. Io ho la mia compagna che vive qui nelle Marche, quindi loro sono una famiglia cliente della Tombolini e, dato il servizio offerto, ho preso pure io una macchina da loro. Al di là del modello dell'auto, cosa conta? Ma io credo il servizio che si dà alla clientela, la presenza, l'affidabilità, credo siano le cose più importanti, al di là appunto del modello. Dunque, meritatissima questa festa stasera? Credo proprio di sì, una bella testimonianza per il territorio. Perché sono 10 anni che torno da Tombolini e sono la mia terza Renault? Beh, la risposta è abbastanza semplice. Per un uomo acquistare una macchina è un momento importante della vita, e andare dagli amici, e sottolineo gli amici di Tombolini, è sempre un'esperienza, è un momento per passare anche qualche minuto così in tranquillità, chiacchierare del più e del meno ed avere un ottimo servizio. Il ruolo del venditore è importantissimo, è colui che approccia in prima linea con il pubblico. Certo, sempre in prima linea, per il fatto che se non ci fossero i venditori penso che la concessionaria va male, insomma, no? Lei oggi non lavora più alla Tombolini Motor Company perché è in pensione? No, è 2 anni che sono in pensione, ma sono stato molto bene con questa azienda e sono anche emozionato di star qui questa sera. I clienti che tornano, perché? Magari il cliente si affeziona un po' al venditore perché lo sente sempre come un consulente, amico, un amico soprattutto. Tutto lì. E quindi anche dopo qualche anno ti vengono a cercare, insomma, ecco il discorso. A oggi mi fa anche piacere e mi gratifica il fatto che qualcuno viene ancora a cercarmi, che 2 anni che non ci sono più, insomma, ecco, tutto lì. 1977-2017, 40 anni della nostra storia. È il titolo di un volume pubblicato per l'occasione, il cui contenuto è stato affidato al giornalista scrittore Fabiano Del Papa. Una sorta di storia aziendale tra date importanti, eventi e sentimenti. La morale, l'etica. È un'azienda che oggi parlare d'etica è una cosa difficile. È un'azienda che ha le carte in regola. Dal punto di vista legale, dal punto di vista morale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista aziendale, commerciale.
E siccome ce ne sono poche di queste creature, mi sono levato il cappello, chapeau, come dicono i francesi. Tra l'altro, in questo particolare momento storico, un'azienda così, che guarda al futuro positivamente, è un bel segnale. È un bel segnale e anche bella un'altra cosa, che questa azienda è nata, come io dico in questa brochure, nel testo, per scommessa, perché è veramente nata per scommessa, non è un modo di dire, è nata per scommessa fra due ragazzi che 40 anni fa hanno detto: oh, ci vogliamo mettere a vendere le macchine? Beh, vuole sapere che è successo? In 40 anni questi sono andati sempre in crescita. E siamo quasi giunti alla fine, cari signori, intanto adesso il Giusti lo portiamo in Sardegna. E la barca zatta soltanto sulla porta, si hanno fregato sulla ruota di scorta, la soltanto su un'altra via, che sono fregato, c'è questo che ha fatto un bello santo lo suo. Eclettico, ironico, maestro della risata, Max Giusti ha coinvolto il pubblico con uno spettacolo divertentissimo ed articolato, spaziando dalla canzone alla recitazione, passando per gag e stacchetti personalizzati sul marchio Tombolini Motor Company. Ci saranno stati anche le giornate di sacrifici, però sotto sotto dopo 40 anni vattela un po' piando il culo, si rumora qua. E offriamo lo spettacolo, applauso! Il prossimo anno andremo in giro in tournée col pulmino della Tombolini Motor. Dite sì? Le sue radici marchigiane gli hanno permesso di cogliere e rappresentare in versione comica le note caratteriali proprie della gente di questa nostra meravigliosa regione. Come mai ti compri la macchina Tombolini? Sei la signora Tombolini, chiaramente, in prima fila, no? Sei la proprietaria del 100% delle azioni della Tombolini, quindi non ci pagherai dopo il fatto che ti ho rotto le cogliose. Sei invitata. Passione, dedizione e stretta sinergia con i collaboratori sono solo alcuni degli elementi fondanti della filosofia aziendale del gruppo Tombolini Motor Company, che ha voluto condividere con tutti noi in un abbraccio ideale il raggiungimento di un importante traguardo, i 40 anni di attività, guardando al futuro con consapevolezza ed impegno. La foto ricordo di questi 40 anni della Tombolini Motor Company S.P.A. Concetto reso molto bene dall'immagine conclusiva che vede lo staff dirigenziale al completo, compagine storica Roberto Rivoletti, Roberto Filippone e Maurizio Leonetti, e la nuova generazione rappresentata da Piero Tombolini, Guglielmo Filippone e Lorenzo Leonetti, insieme a tutti i collaboratori. Che si sente di ringraziare? Beh, ovvio, prima di tutto la clientela che ci ha voluto bene e ci ha seguito per 40 anni. E poi un ringraziamento molto, molto particolare a tutte le nostre maestranze, a tutti i nostri collaboratori, perché le risorse umane sono state il segreto del nostro successo.